Ciao, in questo video ti voglio spiegare le 5 chiavi di una comunicazione non verbale di successo. Sappiamo che la comunicazione non verbale è fondamentale perché determina il tipo di relazione che si instaura tra le persone, mentre la comunicazione verbale trasferisce il contenuto. Quella non verbale, e con non verbale intendo anche i tratti paraverbali della voce, come ad esempio il tono di voce, trasferiscono. Potremmo dire più del 90% dell'informazione e determinano il tipo di relazione che si genera tra le persone. L'innamoramento è governato dalla comunicazione non verbale, non da quella verbale. E quindi quali sono le 5 chiavi per il successo nella comunicazione non verbale? Beh, la prima è quella del contatto visivo, mantenere un contatto oculare, non fisso, sbarrato sugli occhi, ma un contatto che va dagli occhi alla bocca. Anzi, la cosa ideale ipnoticamente è quella di passare da fare fuoco su un occhio, sulla trocchia e sulla bocca, fare questa triangolazione in senso orario e in senso antiorario. È un modo per entrare veramente dentro l'anima della persona attraverso la comunicazione non verbale. E il secondo punto è utilizzare la paralinguistica. La paralinguistica sono i tratti sopra e sotto segmentali della voce, il tono di voce. E una voce può essere una paralinguistica, può essere dura e quindi parlo stressando le parole, oppure posso usare dei toni di voce più morbidi. La paralinguistica trasferisce rapidamente emozioni. Nella paralinguistica ci possono anche essere suoni, rumori che io faccio martellando con le dita. Sono tutte cose schioccando le dita, sono tutti suoni che vanno a contribuire alla comunicazione. E poi dobbiamo imparare, quindi variare la tonalità della voce, variare fin tanto che otteniamo dei segnali di gradimento da parte dell'altra persona, un interesse maggiore, dilatazione delle pupille, propensione in avanti. E dobbiamo anche imparare a variare la prosemica. La prosemica è la terza chiave, diciamo, di una comunicazione non verbale efficace. Andare a testare cosa succede quando mi avvicino, mi allontano dalla persona. Ogni volta che mi avvicino, probabilmente do degli stimoli emotivi, ogni volta che mi allontano, calibro dando un po' più di gratificazione emotiva, abbasso il livello tensionale. La quarta chiave della comunicazione non verbale è la postura. Devi imparare, ad esempio, a ricalcare la postura dell'altra persona, copiarla, fare mirroring, ovviamente in modo gentile, delicato, non invasivo. Non è che se uno si mette dito nell'orecchio in questo modo, metto dito nell'orecchio anche in questo modo. Ma se uno ha una postura di chiusura, metterò anche io in posizione di chiusura, che vuol dire io sono come te. Attraverso il mirroring si diventa un po' l'alter ego dell'altra persona. L'alter ego è l'altro me stesso, quindi si crea un'identificazione profonda. E poi c'è la gestione delle mani, nella mimica delle mani. In questo caso è meglio ogni tanto aprire la mano, esibire il palmo della mano. Mai il pugno chiuso, o si possiamo esibire il pugno chiuso, ma non tanto frequentemente come il palmo della mano, perché esibire il palmo della mano anche in questo modo significa comunicare apertura, risultiamo molto più credibili rispetto a tenere il pugno serrato. Quindi il palmo della mano lo teniamo aperto spesso, frequentemente, però è importante, diciamo, avere questa consapevolezza. Queste sono le 5 chiavi che, se gestite in modo opportuno, permettono di avere il successo nella comunicazione non verbale e quindi il successo relazionale con quella persona. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!